Ah, eccoci qua, bestiacce, bentornati e buon anno! Buon anno, come la va? Come state? Tutto bene? Come avete passato il Capodanno? Avete già incontrato, avete già ricevuto quei messaggi della gente simpatica che dice: cavolo, sembra ieri l'anno scorso? Avete già provveduto a lanciare dei sassi o dei guanti ricolmi d'acqua e lasciati nel freezer per 24 ore? Come regalo a queste persone? Bentornati, bentornati, è un piacere avervi qua. Io odio Capodanno con tutto me stesso, odio tutto ciò che ruota attorno al Capodanno, odio le persone che pensano, un'altra vita, si ricomincia da capo. No, 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 odio i botti, odio l'odore della polvere da sparo la mattina, odio diverse cose del Capodanno. Cos'è che hanno hackerato ieri? L'account del delivery facendomi cosa, facendoti cosa? Facendo un ordine di 400 euro. Ma Cristo, Daxin, sono stato io, perdonami, avevo fame. Bentornati, bestiacci, è un piacere avervi qua in questa incredibile puntata di inizio anno. E come potevamo iniziare se non con una Horror Night? Oggi giochiamo a Happy Ambos Burger Farm, si continua. E eravamo anche arrivati in un punto abbastanza saliente, perché insomma c'è da fare, c'è da fare. Vi saluto. Genix, Rosius, Brutal, Samsar, Mikip, non ho letto, Mosco, Pietro, Hata, Gonfar, Andrea di Coop TV, ciao. Con la terza dose in corpo e lì rincoglionito, si è fatto quattro pere di tachipirina anche, forse quello è il motivo per cui sta male in realtà. Che altro c'è? Matti, Angela, Alex, Esplicato, Gicchi, Noemi, Giorgia, Angel, Las. Poi Cetriolo, Dor, figlio di Khmer, Lexi, Bestiaccia. Scusatemi, perdonatemi. Frenzino, giusto? Il sapo, che sto leggendo? E il pesca? Fuggifu, Daxin, ovviamente, bestiace, quello lì. Ci sarà, immagino, anche Eima e tutto il resto. Inex, The Python, Cetriolo, Marisnow, Why Are You Watching My Name? Julie, Ori, Orli, Pandega, Rvs, salutiamo l'ultimo, ma non meno ultimo. L'ultimo, ma non meno ultimo, vuol dire proprio l'ultimo. Cioè, in tutto il mondo, l'ultimo. L'ultimo è... Attenzione. Marceron. Grazie per i 12. Merceron. Merceron, bestiaccia, sei l'ultimo. Ma va bene così. Grazie mille, Rotu Valhalla. Oh, signori. Madonna. Sarà un anno pieno di novità. Sarà un anno pieno di giochi. Giocheremo duro, perché... Il gioco è bello quando i duri iniziano a giocare. Noi giocheremo duro. Ci sono un sacco di giochi che stanno per arrivare. Io non vedo l'ora di portarli tutti quanti. Più belli, ovviamente, quelli degni di nota. Ma tra l'altro, volevo dirvi che volendo, adesso abbiamo iniziato su YouTube una nuova serie che si chiama Giochi sul mio scaffale. Quello scaffale lì, dove facciamo un pochino il resoconto di alcuni titoli che magari possono interessarvi, per la quale avete magari qualche dubbio, non sapete se acquistarli. Ecco, io ve ne parlo 10 minuti massimo e poi la chiudiamo lì. Non sono recensioni, sia chiaro, non sono recensioni, sono pareri personali. Da giocatore a giocatore ne chiacchieriamo, va bene? Tutto qua. Je suis, chi altro c'è? Nata, grazie mille, bestiacce, gentilissimi, Rotu Valhalla, a tutti quanti voi. Cosa porterai questa sera? Tanti regali. La Befana sta arrivando. La Befana sta arrivando. Perché non fanno la Befana come un personaggio di un fumetto, tipo Catwoman, robe così? Secondo me la Befana è un perfetto villain. La Befana era la moglie di Babbo Natale? Quella a cui paga gli alimenti dopo che hanno divorziato. Giorgia, grazie mille. Il loro bambino, chi è? Il bambin Gesù? No, FNAF col cazzo, FNAF. Salve, salve. Un esempio di gioco che porterei più avanti. Ragazzi, a voi mi fate sempre queste domande, alla quale io vorrei tanto rispondere. Il mio problema è, forse imparerete a conoscermi col tempo, non ho memoria. Non ho memoria, non mi ricordo un cazzo, quindi io mi sono già preparato una lista, l'abbiamo già letta io e Andrea. Questa settimana posso dirvi che di nuovo c'è We Were Here Together. Lo giocheremo in due, è un gioco narrativo con dei puzzle abbastanza divertenti, ce la spassiamo in live. Grazie Christian, bestiaccia, sapete chi dovete ringraziare, voi altri? Rotu Valhalla. Sì, soffro di Alzheimer, soffro di Alzheimer. Il fumetto sta andando abbastanza bene, alcuni di voi si sono iscritti, noi stiamo continuando con la progettazione, ne approfitto per ringraziare i Patreon,
È bellissimo avere interazioni con voi per quanto riguarda il progetto, le domande che ci fate, che sono poche per ora perché siamo in pochi. Noi poco contenuto abbiamo messo perché Patreon l'abbiamo aperto 2 settimane fa, però figo, già mi piace, quindi sono abbastanza preso e a breve metteremo altro. Quindi grazie per aver chiesto. Sta andando bene, sta andando bene. Utilizzerete la chat vocale? Dove? And we are. Sì, ovviamente. Cioè, non sto. Dove? Non, perdonami. Non capisco. I don't understand. Cacchion? Cac. Posso chiamarti cac da amici? Rotovalhalla. La chat anale, ecco. Che cazzo è successo? Cos'è stato? È stato Facebook. Ho Io. scritto complimenti e ha fatto sto Appena ho suono. detto chat anale, è partito quel suono. È stato incredibile. È stato incredibile. Porca puttana. Colpa tua, Andrea, comunque. È partito un razzo, sì. Lost in Random lo continuiamo, sì. Lo continuiamo. Grazie, Christian, per i 22. 22 mesi. Ma è troppo. È troppo. Sì, lo porterò con il maestro il gioco, assolutamente. Lo porterà lui. Lo porterà lui. Pensate che, tra l'altro, è stato convocato per le prossime Olimpiadi. Sarà lui ad accendere la fiaccola. Immaginatevelo. Unto coperto di grasso che tremante cercherà di mettere questi 25 kg di fiaccola olimpionica per accendere, sperando di non cadere nelle fiamme e di non, insomma. Però vedremo quello. Insomma, lui porterà il fuoco del nostro paese, al di là dei confini. Dov'è che fanno le Olimpiadi quest'anno? Le hanno già fatte? Le faranno? Non lo Non so. li fanno ogni anno, Eh? ma solo ogni Ma chi anno. se ne frega? Quando sono? 3-4 anni? Le abbiamo appena fatte. Sono state l'anno scorso, Sono state quest'anno. l'anno scorso. Allora, tra 4 anni dove faremo le Olimpiadi? Così, per curiosità, voi che siete degli sportivi, che muovete il corpo tutto il giorno, per un motivo o per un altro, chi fa sport veramente, chi perché fa video su TikTok, o chi perché, non lo so, sta scappando da qualche problema. A Chernobyl? Bene. Dove? In Russia? A Milano. No, non, per favore, non scherzate su queste cose perché io la gente qua non la voglio. No, seriamente, sono curioso. Se qualcuno lo sa, a Parigi mi dissocio. Perché? Che è successo? Cos'è successo? In Cina, in Abruzzo. Ah, buono. Tizio bello, grazie mille, bestiace. A Tokyo? Tokyo? Vabbè, sempre lì le fanno, ragazzi. I posti quelli sono, non è che alla fine il mondo quello è. Sarà. Vabbè, allora. Partiamo? Che dite? Eravamo arrivati in un punto a punto saliente, in un punto a punto, perché c'era roba da fare, eravamo nel pieno di una situazione critica, dovevamo cercare di cucinare per un mostro che vuole cercare di sbranarci, da quello che ho capito, da quello che mi ricordo, nella cucina, vabbè adesso vedete, cucina da incubo, io penso che sia questo il modo in cui un cuoco professionista guarda la cucina della sua mamma, la vede in questo modo qui, come questo gioco qua, non che vede sua mamma come una vacca che cerca di mangiarla, intendo quello che è l'ambiente circostante, insomma, cercate di capire anche voi. L'audio spero sia abbastanza sufficiente, intanto lo alziamo, intanto, aspetta, ne si parte. Grazie Christian ancora, bestiaccia, gentilissimo, gentilissimo amico mio, sta andando? Non sta andando, aspetta che lo faccio andare. Facciamo così, voilà, un po' alla volta. Saranno a Parigi le Olimpiadi, ah veramente a Parigi? I francesi. Le francesi, non ho mai conosciuto una francese. Ho conosciuto i francesi. Secondo me non esistono le francesi, esistono solo i francesi. Sì, i francesi. Vabbè, avete capito. A tutti quanti voi sapete chi ringraziare. Christian il Bello. Oh, eccoci qua. No, ma devo ricominciare da capo? Vai a lavorare. Va bene, mamma. Ma devo ricominciare da capo? Ma che cazzo? Ma no. Cosa sto guardando? Cosa succede qui? Attenzione. Bene. Nuovo trailer di Neil Gaiman. American Gods. Ah, però è nostro. Oh. Happy Humble Burger Barn. Ok. Allora, ragazzi, vi ricordate dove dobbiamo andare? Perché io no. Cioè, mi ricordo che eravamo già dove. Kevin, come stai, amico mio? Ma ti stai cambiando un po'? Ti stai prendendo cura di te? Buon anno, eh? Come va? Ti vedo un pochino più magro.
Ti stai, sei un po' sciupata, mamma. Hai cambiato la maglietta, bravo. Occhio alle scale, guarda dove metti i piedi. È già caduto più volte, ragazze. Questo è il motivo della sua scogliosi. Quare, grazie mille, bestiacce. Quare. Al museo. At the museum. Ma l'abbiamo già aperto, spero ce lo conti già aperto. Non mi ricordo un cazzo. Eri lì a cercare il pollo. Porca troia. Andiamo al museo, vediamo, speriamo che non debba rifare. Che cazzo? Bene. Il fantasma del Natale è passato. Museo, di qua. Ehi! Sarebbe interessante mangiare qualcosa, perché in realtà non ho... Sì, ma forse... Ma qualcosa troveremo, ragazzi. Magari posso nutrirmi degli avanzi di questo paese. C'è un pesce! Perché c'è un pesce? La pescia! Aspetta! Attenzione! Ah, è vero che sono dei robot e non provano nulla. E qua? Museo, sì, c'è scritto, mi fido. Non posso, ma ho provato a mangiarlo, ho schiacciato il tasto E, il tasto per mangiare, come nella vita vera, non ha funzionato. Ok, sì, è aperto, buono, quindi allora, calmi, con calma. Allora, procuriamoci del cibo. No, questo è solo per bere. Vabbè, però mi dà energia. No, esatto, mi serve energia o salute? Mi serve salute. Mi serve energia. Nell'una, nell'altra. Epi la manza? Dopo ci mangiamo una manza. Manza, non so. Wow. Ok. Voi ridete, scherzate, ma è esattamente quello che si sente nel momento in cui... Sì. Mi scusi. Cosa vuole? C'è la fila. Per favore. Passa, dai. Che cazzo vuoi? Cosa vuoi? Allora! Dio! Oh! Non vedo un cazzo. Eccoci! The Plane, grazie mille per i 100. Dai, partiamo a bomba, ragazzi. Nuovo anno. Nuove crepe nel cuore. Allora, sti stronzi scoppiavano, ma io... Atletico, come sono? Incredibile. E... Perfetto. Quanto sarebbe bello... No, non posso dirlo, purtroppo, è internet. No. Yes. Sperando che non ci sia lo stesso bug dell'altra volta. Che il mio personaggio ha come... un'irritazione all'ugola? E ogni tanto sente il bisogno di dover... vomitare? What happened? Sei mandato al museo per comprare un hamburger? Beh, sei il museo degli hamburger, sì. Ho sentito dei passi. Non mi fido. Ok. Giusto, fin qua c'eravamo. Buono. Salve. Ha come dribbla. Buono. Di qua. E qua c'erano due strade. Io ho preso, diciamo, quella... sbagliata, buttandomi... No, non lo so. Non so. Vabbè, senti, io seguo il gioco. Boni. Ecco, adesso l'ascensore! L'ascensore dovrebbe rompersi sopra le nostre teste. Ma io... consapevole... delle mie capacità... vado a... cercare di sopravvivere. No. Non ho preso il buco. Non ho preso il buco, ragazzi. Come posso definirmi uomo ora? Ricordatemi così. Fallabile. Fallito. Fallace. Urgh! Mi devo rifare sempre da capo tutta sta scenetta? Vediamo se prendo il buco stavolta. Porca troia! L'errore al cinema. Ok.
Ma io sono scalzo in tutto questo, sto camminando su dei vetri infranti, quindi... vedo un po'. La vedo un po' spigolosa. Allora, com'è che ce l'ho fatta l'altra volta e non ce la faccio adesso? Ok, con calma, con calma. Piano, 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 piano. Così, easy. Vai, sì, sì, sì. Meglio, entra nel... Olè. Però io... No, voglio... Aspetta, voglio vedere... Oh! Voglio solo vedere cosa c'è di là, c'era... Oddio, devo andare di qua? Non mi ricordo. Sì, ok, sì, sì. Sì, sì, fermi. Vai. Ce l'ho fatta. Extreme Danger. È il mio secondo nome. Ah, ma non è lava vera, vedi? O non sono zucche vere, dipende. Allora, abbiamo più o meno scoperto all'incirca che se... A parte che ci sono delle uova che qua ci seguono e esplodono, vedi? How the fuck it works? I don't know. Allora, abbiamo capito che dovevamo costruire un panino, ok? E darlo da mangiare al pollo. Ricordiamoci che qua, al dipinto... Allora, fate una roba. Ce l'avete un taccuino? Ce l'avete carta e penna? Ah! Bene, allora, dato che avete carta e penna, scrivete... Quadro... Hamburger. Dove c'è il quadro, c'è l'hamburger. Io, la lugola mi si è staccata ed è andata giù. Io non so cosa succederà poi, se devo andare dal medico, se la devo, se la ricago intatta e poi la devo rincollare su, non ne ho idea. È tutto bene un cazzo, tutto bene, ragazzi. Annoto io, ok, perfetto. Allora, Davi cara, allora, hamburger sta sotto il quadro, ricordiamocelo. Prima stanza, mettiamola così. Tanto è inutile che me lo porto dietro, anzi no, sì, uno me lo posso portare dietro, ma sono le patatine. Ma no, no, non hamburger, scrivi formaggio. Formaggio, è un gioco di merda. Scrivi formaggio. Orly, il bibo. Grazie mille, bestiacce. Tutte e due, per 2 mesi ciascuno. Bravi, bravi. Allora, formaggio, formaggio, quadro formaggio. Quadro formaggio. Quella, lattuga. Lattuga, la colonna lattuga. Ok. Colonna lattuga. Avete scritto colonna lattuga? Ok, ok. Colonna lattuga. Lì ci andiamo do. Ui, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boni, fermi. No, no, ehi, 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 ehi. Sti cazzo di uovi. Ok, poi dobbiamo passare di qua, se non erro. Buono. Qui non c'erano jumpscare, quindi sto andando abbastanza spedito perché mi ricordo che non c'erano jumpscare. Perfetto. Qua dovrebbero esserci. Allora, scrivi sala kink sessuale. Sala kink sessuale per i ganci. Quelli... Avete presente le persone che si agganciano alla bocca, al culo? Ecco, quella roba lì. No... Scrivi tutta sta frase. E qua troviamo i cetriolini. Beh, sensato. Quindi, kink sessuale, cetriolini. Ok. Qua tra l'altro c'era sto coso che se ci passo in mezzo, guardate, non succede nulla. State a vedere. Non succede un cazzo. Non capisco il senso di sto affare. Spavento. Buono. E qua siamo alla cucina, però ci mancano le altre robe. Vabbè, ce l'ha spiegato l'altra volta. Dobbiamo cucinare 3 hamburger, se non sbaglio, e darli da mangiare al pollo. Ne è vero? Allora, per farlo però... adesso qua devo cercare di...
Allora, qui abbiamo il fondo del panino, quindi questo. Oh, oh, ci serve l'hamburger. Però gli hamburger non erano di qua. Quanti materiali ho? 1, 2, 3. Quante robe mi stanno in mano? 4. Shit. Però se ste robe le butto giù, secondo voi vanno a male? No, le metto già nel panino. Era un cretino. Ok? Quindi adesso basta che cerco gli altri ingredienti. The other ingredients, in inglese. Per voi che non siete anglofoni. E siamo a posto. E chi ci vuole? Quindi non devo venire qua? Cioè, non devo toccare... non sono in grado. Non sono in grado. Ok? Dai, ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Compralo. No, 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 c'erano... L'avevo già comprato, ma bisogna mettere i panini appositi. C'è la carne apposta. Se no, non vale. C'è la carne apposta che dovrebbe stare di qua. Però aspetta. Eccola, era qua? Sì? Mica, ma perché mi sto ricordando le cose? Hanno nuovo vita nuova. Allora, scrivete... Labirinto... Hamburger. Ne prendo... 3, tanto sono già scadute. Suppongo vada bene. Premi B per lo zaino. Ma porca puttana. Ma porca puttana, ma io potevo fare sta roba dall'inizio del gioco e nessuno me l'ha detto. Ma stiamo scherzando? Io potevo mettere le robe nello zaino e non lo sapevo. Nessuno mi ha mai detto un cazzo! Cosa minchia ridete? Cosa minchia ridete? Non c'è niente da ridere! È passato un anno, letteralmente! È un anno che sto giocando a sto gioco! Ma che ho preso lo zaino, me lo sono accorto, l'ho visto nell'inventario, l'ho cattato da terra, ma nessuno mi ha detto che schiacciando il tasto B si può usare lo zaino, il gioco non me l'ha detto, come cazzo fate a saperlo voi? Ma vabbè, capita un cazzo, capita che mentre cammini inciampi in un tombino e ti rompi il femore, quello può capitare, ma non può capitare che prendi una pistola e spari ad uno. Perché questo è quello che avete fatto a me, mi avete sparato sulla rotula. Io non lo sapevo, allora tu sei perdonato. E quanta roba sta nello zaino? Ma che è sta cosa? Chicken patty, chicken patty, chicken patty, chicken patty. Chiamerò così mio figlio. Da fuck I am. Ah, ecco, buono. Ma questo, posso mettere tutta la roba che voglio nello zaino? Ma ci sta un botto di roba. Mi serve una chiave. Sarà qui. E invece... Oh! Ok, non apriamo quella scatola. Quel forziere. Che è sto suono? Posso dormire? Mica, cos'è? È di ceramica sto letto. Comodo. Non capisco se questi cosi mi serviranno per potermi nascondere dal mostro che ci c'era fuori. Oppure, boh, non lo so. E vabbè, allora a sto punto cattiamo sugli ingredienti. Qua cosa c'era? Aspetta, qua forse si ritorna alla cucina, vediamo. No, qua era per dar da mangiare al pollo. Allora fermi, no, 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 qua ci dobbiamo tornare dopo. Qua ci dobbiamo tornare dopo. Mentre di qua c'era... Che cazzo c'era di qua? Che inquietudine. Ah, ma ci sono altri ingredienti di questo hamburger? Madonna, no. Emergency exit. Ok, forse da qua usciremo. Lo deduco dal fatto che c'è scritto uscita, eh. Non per altro. Ah, qua c'è altra carne. Quindi la carne... Bene, perfetto. Nel muro ci sono delle facce e dei pezzi di corpo. È così che forse devo arredare casa mia. Bello. Ah, no, no. I'm surprised you made it to the power control room without running into Charlie yet. Charlie. If you see him, he probably sees you. If that happens, run. Se tu vedi lui, lui vede te. Try hiding behind objects. Stealth is crucial here. You might notice lasers,
Quindi ci dobbiamo nascondere, ha detto. Ok, quindi dentro i sistemi di ventilazione lui non passa. E dov'è Charlie? Power Circle Phasing? What the fuck is going on? Un libro per tutta la famiglia. Basta spaventarmi così, basta. Mi nutro. Mica però, non è normale che si prenda un caffè e mi concio così. Ok, allora. Le cipolle! Le cazzo di cipolle! Ok, più di così non si possono mettere. Perfetto, quindi abbiamo fino a 6-7 item. Merda, dimmi che adesso ci c'è fuori. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Di qua? Dove cazzo era la cucina? Di qua. Chi lo sa? No, qua è dove devo dare da mangiare al pennuto del... Allora, calmi. Dov'era la cucina, ragazzi? Ecco, e già inizia la memoria a vacillare. Ecco, ho schiacciato. Era di qua? Non lo so, non lo so. Sto andando velocissimo, tra l'altro. Wow. Oh, oh, che è stato? Qua non può venire Charlie, vero? Quindi. Devo tirare fuori qualche item. E vabbè, se mi... non posso tirare fuori lo zaino perché è pieno. Chicken patty. Select. Devi accendere l'attrezzatura. Ma come devo fare? Come si accende? No, ah, devo accendere. Devo accendere l'attrezzatura. È inutile che ti diciamo dove andare se non sai come arrivarci. È vero anche questo. Prendi il panino, se no marcisce. Ma cazzo, 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 cazzo. Preso. E dove cazzo devo andare? Segui il tuo cuore. Ma no, 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 non è giusto. Allora, un caffè me lo faccio perché probabilmente potrebbe essere utile per scappare dal mostro, anche se non ho più soldi. Come faccio ad attivare la, la griglia, ragazzi? Deve esserci un, forse nella sala di controllo dove siamo stati prima. Forse. Anche i pomodori, è vero, c'è anche i pomodori. That's true. Beviamoci un altro caffè, ma sì. Buono, buono, bene. La sala di controllo, siamo sicuri? Ci proviamo, affermativo? Let's find out. Paura, ho paura. Non dovevo, non dovevo, non... via, 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 levarsi. Avrei dovuto guardare, prima di giocare a questo gioco, avrei dovuto guardare... Porca puttana. Gallina in fuga, penso che sia il film migliore in questo caso. Avete mai visto il film d'animazione Gallina in fuga? Guardatelo, perché è un classico degli anni 90. È estremamente interessante. Warning. Critical Mechanism Misfire Aborting System. Bene. Buono. Allora, sì, cucina, dà la roba, butta lì, il pollo magna, il pollo esplode. Va bene, è che fin qua. Però, come cazzo attivo sta cosa? It doesn't work. Che cazzo? Ma devo smetterla di mangiare. Avoid X. E vabbè, è fin qua. Oh! E la porta? Beh. Ah no, ok, un'altra porta. Scusate, mi ero un attimo confuso. Clicca sul pulsante quando la pizza è nello spicchio. Perché? Power sì. E ragazzi, sapete qual è il mio problema? Vi giuro, non riesco a leggere un cazzo. Il gioco è molto, molto sfocato. Non so per quale motivo.
Ah, dobbiamo ho capito cosa fare. Ho capito cosa fare. Aspetta, non ho capito cosa fare, ma ho capito... Cioè, ho capito cosa fare, ma non lo sto facendo bene. Lascia che ti spieghi. Allora, quella parte lì, guarda, adesso ti faccio vedere. Guarda, guarda. Power Circle. Visto? Adesso l'altro. Perfetto, perfetto. I can't. Mi piglia un po' d'ansia stare con la schiena girata. E non è preciso, deve essere così preciso. Ma fa culo! Che cazzo di lingua è? Si aiuta da che? Aiuta me, aiuta me! Suka chi? Il pollo! Il cazzo di pollo lì! Ma che è? No, no, no! Oh! È un po' lo scimmie. Qua non può prendermi. Qua non può farmi del male. Cazzo, ragazzi, mi ricorda le prime esperienze sessuali. Costretto a chiudermi dentro dei cunicoli per evitare. E no, come faccio? È finita. Faccio, non si leva. Au! Bello. E come? Come ho fatto a prendermi? Ma scusa, Te ne vai? Hai broke the system? Allora, se lui ha detto che se lui vede me, io non vedo lui. Cioè, se io vedo lui, lui vede me, giusto? Non posso uscire. Sarà una lunga notte. Ho un'idea. Non so quanto lui sia veloce, ma penso di essere più veloce di lui. Mi ha cagato un uovo davanti all'ingresso. Funzionerà come il coso, che se non lo guardo si ferma? Non è assolutamente questo... Non pare stia funzionando. Non tentare, perché se non tento non sbaglio. Ottima strategia. Figa, ragazzi, sono bloccato qua forever. Ok, fermi, forse adesso se ne va. Aspettiamo un pochino, quei 20 minuti che decide di fare i cazzi suoi. Esci e scappa fortissimo. Fagli un panino. Giusto, coerente. Devi correre. Sì, sto aspettando che si levi dall'ingresso, ragazzi, perché adesso è alla mia sinistra. Grazie all'audio posizionabile 3D. Posso mappare la sua posizione. Posizionandolo con l'audio posizionabile 3D. Siete pronti? Are you ready? Allora, dov'era la cucina? Era nel primo cunicolo che usciamo sulla destra o il secondo? Era il secondo. È 3D, sì. Anche un'ora va bene? Come abo? Figli, ragazzi. Di aver vinto. No. Ah, ok, ha aperto dei passaggi. Buono.
Perfetto. Perfetto. Ok, con calma. Con calma. Sì, 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 sì. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Ce la stiamo facendo. È fatta. Ho vinto. Sembra anche delizioso, tra l'altro. Ora, per dargli da mangiare, però, il panino... Cosa devo fare? Come faccio a dargli da mangiare il panino? Devo mettergli nella mangiatoia? Nella mangiatoia? È cotto? Non capisco quando è cotto. Come si fa a capire se è cotto? Ma non è cotto, ma come... Come è fatto quando è cotto? È cotto, è cotto, è cotto. Oh yes. Shh, 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 shh. Bello anche, sembra anche buono. Chicken patty. Tomato, tomato, onion. Ho messo l'onion. Allora, iniziamo già a costruire gli altri panini, ragazzi. Almeno l'altro panino. Così siamo a posto. Quindi tomato. Poi l'onion. Eccolo qua. Intanto sono tre, giusto? E la carne ce l'avevo però. Perfetto. Cazzo, non ho preso la lattuga. Vabbè, se la può prendere anche senza lattuga, voglio dire, mangia merda tutto il giorno. Ma il panino, scusatemi. Chicken patty, tomato. Oddio, Evil Deluxe è questo qua, ok. L'Evil Deluxe è il panino completo. Bene, buono. Lattuga e formaggio, sì. Serve anche la lattuga. E niente, allora ragazzi, ci passiamo dopo. L'unica roba è che... L'unica roba è che mi devo ricordare... Prendiamo un caffè. Quanto costa il caffè? 5? 16? Caffè tripla. 4. Dai, prendi caffè. Caffè tripla 4. I sottaceti. Ci siamo, ragazzi, eh? Pausa caffè. Non pare aver funzionato. Oh sì. Ora calmi, perché io non mi ricordo dove devo mettere il suo cibo. Katia, ti supplico, mi prendi per favore una birra e questa me la riempi d'acqua. Non c'è birra. Come non c'è birra? C'è una da 10 luppoli. Da 10 luppoli, figa. Scusa, non è rimasta la Giccato? Non c'è una qualche tipo di birra? Vabbè, dai, riempimi questa d'acqua, grazie mille. Va bene questo con l'acqua, dai. Come faccio adesso? Ma gli posso dare il panino? Sapete che non ho idea di come fare, perché non ho ben capito come devo... Allora, cerchiamo di un attimo di rileggere. Allora, dice, fai il panino, cucina il panino. Ah no, metti il panino dentro quella che sembra la mangiatoia che abbiamo visto l'altra volta. Poi a quel punto il mostro arriva, non ho ben capito come, suona la campanella, il mostro passa attraverso dei raggi laser, è felice... Perché fa... No, sta facendo il saluto. Non voglio... Non voglio capire. Non voglio intromettermi e poi esplode. Ok, credo sia andato. Ok, vado, eh. Ho vinto. Ok. 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 Ora. Lo stronzo, dove devo andare? Ok. C'è l'uovo, c'è il cazzo di uovo.
Fermi, ok, shh. È qua che ti devo mettere il panino. C'ho l'uovo sotto il culo, ragazzi. E lui, che lui abita qui, giusto? Ho paura. Sandwiches in the food bowl. That'll give you access to the observation chamber. From there, you can deep fry Charlie. Once the asset is contained, the AI system will open the... Ok, quindi lui va a mangiare, io schiaccio il tasto, lui si frigge. They lock their workers in until lunch. They treat employees as bad as they treat test subjects. Ma come cazzo faccio? Sta arrivando, eh. E come dovrei fare? Devo schiacciare il tasto che c'è lì. Vabbè, ma non fa male a me lui. Cioè, nel senso... Ma perché? Ma perché? 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 Per cui? Perché? Prima fai tutti e tre, poi metti... Oh, che cosa ho fatto? Li faccio tutti e tre, siete sicuri? Pessima idea. Pessima idea. Allora, quanti panini mi sono rimasti? Uno. Ok, quindi per sicurezza ne prendo un altro. Che male non fa. E lo mettiamo nello zaino. Ora, con calma. Sì, sto guardando la tastiera, ragazzi, perché mi sono dimenticato dove sono i tasti. Onion, chicken patty, chicken patty, chicken patty, tomato. Troppa roba, c'ho troppa roba, c'ho troppa roba. C'ho troppa... E mi è finito l'effetto della caffeina? Bene così. E questo che diavolo è? Che cos'è sto a fare? Cos'era quella lucina? Sera. Credo sia qua a sinistra. No, 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 qua non posso. Qua non posso stare. O devo stare. No, no, giusto, giusto, aspetta. Oh cazzo, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. È qui, è qui. No, 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 aspetta. Ah, corri, 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 stupido idiota. No, 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 no. Sembra una scimmia. Il pupo piange. Non può avere ciò che vuole. Godo. Ho il fiatone. Ha cagato una quantità di uova aberranti. E Dio. Ok. Ok. Mi servono gli altri ingredienti. Però andiamo in cucina. Iniziamo qua a mettere le robe che abbiamo su. Non vedo un cazzo, non vedo. Ancora qua sono. Ma come cazzo sono arrivato qua? Dov'è la cucina? Shh. Sarebbe intelligente prendersi del caffè, ragazzi. Diciamocelo. Ok, la lattuga. Ok, giusto, giusto la lattuga mi serve. Ok. Oh, che brutta idea. Che brutta idea. Figa, de ansia. Corri! Ok, 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 ok. Dov'era la cucina? Formaggio l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Prendine due. Non ci sta, non ci sta nello zaino. Non ci sta, non ci sta. Hai ragione, ma non ci sta. Tutto dritto. L'onion l'ho preso, le cipolle. Sì, le ho già messe le cipolle. Con o senza cipolla. Come faccio, ragazzi? Non sono abbastanza veloce senza caffè. Sarà difficile, ma non impossibile. La cucina dove cazzo era? Hai troppo pomodoro? Quanto pomodoro c'ho? No, sto mettendo tutto nella sacca! Imbecille! Orca... No, 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 no. No, no, no. Che? Oh! Ehi! No! No! No, 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 no! Ehi! Cazzo. Ragazzi. È un problema, eh? È un problema. Bene. Ok, ok, ok. 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 Ok, ci siamo. Ci siamo, altro pomodoro. Aspetta, aspetta, allora. Pomodoro? Sì. Chicken patty. E questo lo mettiamo qua a cuocere nel mentre. E poi ci serve la lattuga.
la lattuga. Perfetto. Il tomato l'abbiamo già messo. Il cetriolino. Il formaggio. Ok. E il cetriolino. Cetriolino pickle. Pickle. Ecco qua. A posto. Abbiamo fatto anche l'altro panino. Ci siamo, ragazzi. Poi farò anche l'altro. Ci siamo. Mi è venuta fame? Oddio. Guarda bene questa fetta di carne. Non so se vorresti mangiarla. Però senza salsa, un po' triste. Mettiamolo nello zaino. Quindi, poi c'è una bella roba. Altro panino, iniziamo già a preparare l'altro. Ragazzi, siamo quasi a tre. Questo. Ok. Allora, tomato. Fanculo. Onion. Voilà. Buttiamo via un pezzo di carne, tanto voglio dire, non è che... E questa? Mi ha dato dei soldi. Ah, la macchinetta mi ha restituito dei soldi. Va bene. Mi serve del caffè grande, il caffè lungo. Il tripla. $16, basteranno. Non ho messo la cipolla? Non ho messo la cipolla prima? Ma sì che l'ho messa la cipolla, c'era già dentro, l'ho messa prima, ragazzi. Ma sì che l'ho messa, dai, non mi fate venire. Oh yes. Sento proprio le pupille restringersi. L'ho messa. Ok, allora, cosa mi manca? Aspetta, controlliamo. Allora, cipolla sì. Formaggio. Eh sì, perché il resto non ce l'ho. Chicken deluxe patty, evo deluxe. Ok, mi serve tutto il resto. Merda. Merda. Dove sono? Oh! Ok, 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 ok. Ok. La lattuga l'ho messa? Non mi ricordo. Veloce, al volo, l'ho messa? Il formaggio l'ho messo? La lattuga e il formaggio l'ho messo? Sì? No? Prendila. Cosa? Lattuga. Merda! Dove sono? Oh, sì. Ok, non so come, ma... Tomato. Tomato. Metto tutto nello zaino, vaffanculo. No, che fai? Non so cosa sto facendo. Questa è la carne, ce l'ho già. No, 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 no. Vabbè, levi il patty, potrei metterlo adesso. Vabbè, lo metto dopo, dai. Lo metto nello zaino. Ivangulo. Manca il cetriolo. Dov'era il cetriolo? Dov'era il cetriolo? Dove cazzo era il cetriolo? Non me lo ricordo più. Pomodoro l'ho già messo. Vabbè, ormai ce l'ho. Carne, formaggio, lattuga, cetriolo. Dov'era il cetriolo? Quadro, formaggio, fermi! Fermi! Frenzino, no! Che sai che è scritto? Allora, formaggio, colonna, lattuga, cetriolo, cucina. Cucina? Dove cazzo? Il cetriolo era in cucina? Ma scusa. Pane, fondo, beh... Hamburger magazzino, pomodori... Oh, ok, ok. Cetriolo cucina. Cetriolo cucina. Vabbè, ma... I can fly, bitch. Aia, dai! E sto sbagliando strada. Perché? Perché non riesco a capire dove cazzo è la cucina. Genuinamente non mi ricordo dove sta. No, 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 no. È un pollo verde. Porca... Ma non è di qua la cucina? Dov'è la cucina? Dov'è la cucina? Dov'è la mia cucina? Ma dove cazzo è la cucina, ragazzi? Non la trovo più. Non mi ricordo più dove cazzo è la cucina. No, seriamente, non mi ricordo più dov'è la cucina. Di là.
Sala ganci. Dov'è la sala ganci? Non ho memoria. No. Merda, 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 merda. Sono nel corridoio, sono nel corridoio. Sala controllo, sala controllo, sala controllo. Di qua. Cucina è di qua, guarda. È di qua, è qua, ok, ok. Ah. Oh boy. Oh guai, guai, guai grossi, guai grossi. No, 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 no. M'ha visto, m'ha visto, m'ha visto, m'ha visto. Merda. Lo so che c'è cetriolo nella sala dei ganci, ragazzi, ma non riesco. Hai due vite. Perché me l'hai detto? Avrò qualcosa nello zaino che mi può permettere di... Si mangia una lettus? Quando torniamo mi faccio qualche barretta per recuperare la vita, ragazzi. Il problema è tornare. Devo curarmi, ma non ho il cibo, ragazzi. Ho tutto... Cioè, ho del cibo, ma non lo posso usare per mangiarlo. Devo dare da mangiare a quel cazzo di pollo. Beh, no! Via! Corri! Vola, bimbo! Così! Più veloce! Di più! Infilati! Perfetto! Perfetto, 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 perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Per dov'è la cucina? Ma dove cazzo è la cucina, ragazzi? Non mi ricordo più dov'è la cucina. Di qua. Basta, l'unico posto che è rimasto è questo. È qua, no? Sì, è qua. Giusto? Sala ganci. Non è la cucina, ma è la sala ganci. Cetriolo. Incredibile. Ho preso il cetriolo. A destra? A destra del... È qua? Siete sicuri? È qua! Oh! Ok, era vicino al cetriolo. Buono. Allora, prima cosa. Costruzione del panino. Oddio, l'ho già messo il formaggio. Non mi ricordo più un cazzo. L'ho messo il... Sicuramente non ho messo la lattuga. Non mi ricordo niente, ragazzi. E mentre mi faccio da mangiare qualcosina, va. Una bella barretta e passa il dolore. Ma che meraviglia. No, me ne faccio due, tanto i soldi ce li ho. Oh, va che bello. Il formaggio, il formaggio, il formaggio. Ce l'ho il formaggio, ce l'ho il formaggio. Cheese, eccolo qua. Ora, a posto, a posto. Ed è l'ultimo panino, poi ce l'abbiamo fatta, giusto? Pomodoro già messo, pomodoro già messo, già messo, già messo. Questo. Ok. Ok. Heavy Deluxe, Heavy Deluxe. Ce la posso fare, ragazzi. Per sicurezza vado a farmi due... Mi porto dietro due barrette e un bel caffè triplo. Tanto ormai i soldi, guarda. Non sono... Non, cioè, sono un problema, ma non è il mio problema in questo momento. Quindi però, ora con calma. Io devo mettere tutti e tre i panini dentro la mangiatoia. E a quel punto... Cioè, come finì? Come funziona? Cioè, perché qua c'è... No, no, che fai? Qua hai spiegato qualcosa, però non mica capisco. Lui implode? Eh no, perché c'è... Attenzione, c'era scritto che dovevo fare una roba. Cioè, una volta messi i panini, lui mangia i panini. A quel punto che mangia i panini, io devo schiacciare un tasto o un qualcosa. Dai che vinci. Mica me l'hai tirata. Pigi il pulsante. Ma quale? La campana. Ma qua... Non ho visto alcuna campana. C'è il bottone. Il bottone... Il maschile della botta. Dove devo andare? Per andare dove devo andare? Dove vado? Vabbè, vado dove importa il cuore. Aia! No! Aia! È giusto? No, it is not. It is not. Non morire adesso. Sta a vedere. Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto,
mi ha visto, mi ha visto. Ma io faccio il giro, ma io faccio il giro. Ma io faccio il giro. Io faccio il giro. Perfetto. Sarà controllo, ok. Dove cazzo era? Di qua devo andare, aspetta, aspetta, aspetta. No però, no però. Ok, ok, sta facendo giro, sta facendo... Devo rifare il giro io, sta facendo giro, ma devo rifare il giro io, perché è davanti dove devo andare. Devo entrare lì. For the love of God. In... L'uovo. E mo! Ah! Ah! Ora lo devo attirare di qua! Giusto? Boh. E come faccio ad attirarlo di qua? Ma verrà da solo? Non verrà da solo. Uela. Ok. Buono, quindi mi sono fatto due vie. Quella di qua e questa di qua. Signor Chicken. Oh, merda. Sto rischiando grosso, sto rischiando... Sentilo. Come faccio a... La campana. Sì, 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 bravi, bravi. Porca puttana! No, 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 no. La campana... Dov'è la campana? Che cazzo è la campana, ragazzi? Capì? La campana... Qua? C'è da premere un tasto? Minchia, mi sta flickerando il cervello. Aspetta, mi infilo di qua e vedo se ci sarà un tasto qui. Aspetta. Ci deve essere un tasto qui. Questo qua è il tasto per dargli fuoco. Ma la campana qual è? Perché non voglio sprecare sto tasto. Torna Andrea. Ma di qua posso passare ancora? Ah, ok, è rimasto aperto. Pratico. Non ti chiudere, grazie. Rimani aperto. La campana. Ok, ho suonato la campana. Ho suonato la campana. Non sta arrivando. Pronto? Secondo me dovevo mettere un panino alla volta, comunque. Devi aprire la porta al pollo. Ma figa, poi che cazzo devo fare? Come cazzo l'apro la porta al pollo adesso? Non viene lui? È là! È dietro la porta! Come apro la porta? Deve esserci un sistema per aprire la porta. Qua dentro, per forza, perché noi abbiamo esplorato tutto, ragazzi, eh. Si apre, sono spacciato, sì. Ho messo tutti e tre i panini, sì. Ho messo tutti e tre i panini, sono qua. I panini hanno aperto la botola per permettermi di suonare la campana e poi di schiacciare il tasto rosso. Però, più di così... Ah, perché dici che devo aprirla proprio... Porca! È proprio là dietro. Che bel beccuccio. Non posso aprire la porta. La vita, non ho più una vita. Ci sono i tubi del sistema di prima? Avvicinati e controlla se ci sono i pulsanti. C'è una leva? Aspetta ragazzi, sto aspettando che si leva dai coglioni. Avete intuito?
Aspetta, magari qua dentro? No. No. Chiudiamoli, perché sennò mi danno fastidio. La porta, schiaccio il tasto e schiaccio... Ma che cazzo è che scoppia in continuazione? Non si sa. Non lo si può sapere. Vediamo se qua c'è da far... Qualcosa, che è successo? Si è sbloccato qualcosa. Io ho paura che se si chiude sta cosa sono fottuto. A questo punto, ragazzi, devo aprire in qualche modo la grata. C'è scritto anche qua, tra l'altro, vedete? Ah, eh no, eh sì, la porta è chiusa. Apri la porta, suona la campana. Il pollo mangia, tu schiaccia il pulsante e il pollo brucia. Ma come la apro la porta, però? Scusami. Io ho schiacciato tutti i tasti. Devo andare alla sala controllo. E il pollo è lì. E io lo attiro di qua. Come ha fatto a vedermi? La porta si apre da fuori? No, eh. Seriamente, si aprirà da fuori, secondo voi? Figa, ragazzi. Aspetta che faccio tutti i giri, ormai conosco questo posto come le mie tasche. Ok, il pollo è qua. Da qualche parte qua. Devi svolgere tutti i compiti del tabellone. Ma i compiti del tabellone sono robe in rosso che io francamente non ho. Risorsa non contenuta. Miscela vapore, propano compressa. Controlla la configurazione del tubo. Riparalo se necessario. Ma cosa dovrei fare? Risorsa non contenuta e neutralizzata. La risorsa deve essere contenuta prima che le misure di arresto possano essere annullate. Ma cosa vuol dire? Cioè... È una bugia. No, mi è finito l'effetto del caffè, vedi? Vedi a leggere, cazzo, che non serve a niente. Il tubo sopra i forzieri? Cristo, quella roba là? Non ce la farò mai. Non ho più soldi. Il tubo sopra i forzieri dove aspettare di qua? Sto coso? Bene. Ah, lo posso mettere nello zaino. Sì, ok. E mo? Che c'ho sto tubo sopra i forzieri? Devi riparare le tubature, sennò la porta non si apre. Ok, e va bene. Poteva dirmelo, gioco. Meno male che ci siete voi. Però ste cazzo di tubo... Ah no, qua è dove dobbiamo andare dopo. Però le tubature devono andare alla sala controllo, immagino. Giusto. Ah! Maltese. Pub the people. Hai ucciso il pollo? No. Aspetta che via. Aspetta, ragazzi, fatemi togliere la camicia, sto morendo di caldo. Figa, sei molto criptico. Tra l'altro c'è quel... Non so, ma questo posto mi... Secondo me ha lo stesso odore che può fare un reparto geriatrico, perché, insomma... Carne di fresco. Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? Cosa cazzo è stato? Vabbè. Ma il pollo è rimasto bloccato lì! Facciamo il giro! Posso fare il giro da qui? È rimasto bloccato là, ragazzi. Devo attirarlo in qualche modo. Allora, con calma. Lo attiro dentro questa stanza. Poi ritorno indietro. Guarda, eh. Venghino! Ok. Adesso lui andrà di là. Io faccio il giro di là. Geniale, geniale. Semplicemente geniale. Nulla può andare storto. E mo? E mo? Adesso. Ma va a cagare, che?
C'è un altro pezzo di tubo. Sì, ma ragazzi, allora, intanto nello zaino non ci sta, quindi l'unico posto dove posso infilarmelo è quello, è l'antro. Si è passato sopra ad un altro tubo nel salone grande con l'ala... Tubo è vicino al formaggio. No. Non ho neanche il caffè per andarmene da qui. Quindi non devo tornare qua, ragazzi, questo che mi state dicendo. Ma che è là davanti. Scusami, sti cazzo di tubature. Allora, fermi. Prima domanda, sono queste le tubature che devo riparare, no? È vero? Per favore, mi lasci in pace. Niente, no. Ma l'uovo, chiama il pennuto. Ah, è qua. Oh, merda. Oh, cazzo. Ok, è là il tubo. Oh, fermi. C'è un altro tubo lì, eh. Quanti tubi sono? Missing pipe, ok. Quanti tubi sono? No. Ok. Quanti tubi sono? Sta venendo qua? Ok, adesso lui se ne va, ok, io adesso vado di là e, ho capito, però, ripeto, dove cazzo devo andare con questi tubi? Sì, però non ho tutto il giorno, perdonami. Mi scoppia, ah no, devo scappare, ma che deficiente, devo per forza uscire da quella parte. Sono te i tubi da trovare. Sì, vabbè, ma che cazzo di gioco della minchia, fate da dirti, io boh. Guarda, non so neanche dove devo ficcarli sti tubi. E non posso passare perché c'è un uovo di merda che se esco mi toglie metà vita e una gallina furiosa dall'altra parte. Ti posso toccare? No. Ti odio. Adesso. Come faccio? Ok, è girato di spalle. Sta cagando uova dalla mattina alla sera. Non è... Ok, se n'è andato. E questa è la porta che devo aprire. Ora, suppongo, immagino, che il tubo io debba metterlo in qualche punto, tipo qua, da dove sono arrivato. Possibile? È possibile? Sto correndo, questo è il massimo della velocità. Questa enorme stanza serve a qualcosa? Tipo qua, che cos'è sta roba? Cos'è sta cosa? Non capisco. No, boh, non lo so. C'è una stanza dietro la sala dei tubi. È qui? Boh. Hai 3 di vita, grazie per l'ansia. Qua sopra non riesco a salire. Deve esserci un posto dove devo infilare sti cazzo di tubi. Perché ci sono degli alberi qua dentro, tra l'altro? Ma no, sta venendo qua il pollo. No. C'è una porta lì. Ma mi sta perseguitando sto stronzo. C'è una porta lì, lì non ci sono mai stato. Perché noi siamo venuti da là. Ok, forse quella porta mi potrebbe condurre da qualche parte. Let's find out. Sta venendo di qua. No. Oh merda. Oh no, ho trovato... Oh, ok, fermo. Calmi.
Non ho l'altro tubo. Ragazzi, ho tantissima voglia di prendermi una di quelle meravigliose set di cucina DeLonghi e riempire poi il posto dei cassetti, riempirli di martelli e spaccarmi i denti ogni ora di cena, proprio ad ogni cena rompermi un dente con un cacciavite e un martello, appunto. Dove trovo propane in pugliese? Dove cazzo trovo? Al quadro? No, ragazzi, non posso passare. Invece I can't. Allora, fermi. No. Shh. Fe. Non passa di qua. Ok. Ok. Avete detto che sta qui. Io mi fido, eh. Non so perché, ma mi fido. Eccola. Prendila su, cretino. E mo devo aspettare che torni il pollo. Ah, ok, è già tornato da solo. Incredibile. Quando è passato? Ma è facilissimo. Ok. A posto. Quasi non ci credo. E chi ci vuole? Ho 3 di vita. No! Non si preparava un hamburger in sto gioco? Esatto, la mia conoscenza si ferma lì. Dopo i miei, non lo so, 5, 6, 7 anni di preparazione all'università, io questo ho imparato a fare. Cuocere gli hamburger. Aspetta un po', è già, è l'unica. Ma Alien Isolation, veramente spostati, perché qua si tratta di un gioco che fotte con una IA e un'ansia. Cioè, il fatto è questo: o perché l'intelligenza artificiale di questo gioco è pressoché nulla, o io sono pressoché stupido. Molto probabile. Ora, la porta si aprirà? O devo aprirla io manualmente in qualche modo? O no? Corri maiale, corri. È bellissimo il fatto che ci sia l'automod maiala. Ah, perché dici maiala e quindi è offensivo. Se dici maiale no, andava bene. Bellissima sta roba di Twitch nuova dell'automod di Streamlabs. Ogni offesa al femminile viene automaticamente censurata. Mi piace il mondo in cui vivo. Quindi? No! Ma che cazzo? Ma non l'ho mai fatto! Ma non vale! Fermo! No! Con 3 di vita no! No! Con 3 di vita no! Con 3 di vita no! La lava! Dov'è? Chi è? Ramboy! Oh! Non ci posso credere, sono anche andato dove dovevo andare. E dico io, più di... La porta si è aperta. Signori, abbiamo vinto. Con incredibile soddisfazione. Con fatica, con non poca fatica. Vieni a mangiare, porco schifoso, vieni. Dai. Ti serve un sandwich con tutti i 5 condimenti? Mi pigli per il culo? Brucia, bello!
L'ho ucciso. È morto? È morto? Oh, ok. Sì, vabbè, vediamo di non morire per delle uova di merda adesso. Ma è morto? Boh, ragazzi, non ho idea di... Vabbè, facciamo una roba. Per sicurezza andiamo a rifulgirarci la vita. Poi facciamo un giro. E quindi, adesso che l'ho ucciso? Se l'ho ucciso? Come funziona? What the fuck is going on? Sì, è morto. Ok, ma... Non è che ne esce un altro? Ah, c'era un tubo anche qua. Allora, per la vita... Di qua, sì. Boh, non mi ricordo. Sì, di qua. No, di qua. Boh, non mi ricordo, cazzo. No, aspetta, di qua. Non mi ricordo, ragazzi. Possibile, mai? Era di qua che c'era il macchinette? No, non era di qua. Vabbè, comunque... tu dimmi. Ragazzi, ho paura di sbagliare, per questo non voglio passare. Siccome ho veramente 2 di vita, finisce che passo su un uovo, muoio, devo rifarmi tutto da capo. E non ho assolutamente intenzione di rifarmi tutto sto delirio da capo, perché me lo sognerò stanotte sto casino. Voglio evitare il più possibile i rischi. Inciampò, finì nella lava. Vediamo se mi sente. Oh! Ok, buono però. Ma almeno sei arrivato dai coglioni. Veloce. Ok, cucina. La cucina era di qua. Era di qua? Era di qua? No. Dove cazzo era la cucina, ragazzi? Ma dov'era la cucina? Dove cazzo era la cucina? No. No. Uovo di merda. Dove diavolo è la cucina? Non era nella sala coi ganci? Sì, ma non mi ricordo più dov'è. Sono passato 10 volte. La breccia ancora dice che non è ancora in contenimento la breccia. Forse si apriranno. Ma scusami, ma se il pollo è morto? Strana sta roba. Secondo me non è morto, ragazzi. Spero non si sia buggato. Altrimenti sono cazzi. Sono veramente cazzi, ragazzi, di qua. Che sto combinando, non mi ricordo più. No, di qua. Oh, ho trovato la cazzo di cucina. Buono. Allora, cuciniamoci da mangiare. Buono. Ho vinto. E mo? Cioè, nel senso, è adesso che abbiamo ucciso tutto e tutti? Vabbè, facciamo un giro, ragazzi. Esploriamo. Che vi devo dire? Non ho più soldi, e quindi sono veramente povero. Non posso neanche prendermi il caffè. Esploriamo, vediamo un po' cosa devo fare. Il pollo pare deceduto. Vediamo se posso raggiungerlo in qualche modo. Magari c'ha una chiave dentro, che ne so. Ehi. Bella gallina. Beh, si muove. Ti serve un sandwich? Ma perché hamburger incompleto? Ma non... no! Si muove! Si muove! Si muove! Il pollo si muove! Si sta muovendo!
Non capisco. Si sta rigenerando? Quindi? Che cazzo dovrò fare? Ok, ragazzi. Non è una bella situazione. Sto infarcendo il tacchino. Oh, Dio santo. E niente, ragazzi, io questi li prendo io, posso? Ah, non posso. Buono. Non è neanche riuscito a mangiare, poveraccio. Vabbè, arrivederci. Ragazzi, non ho idea di cosa devo fare. Pare che io l'abbia seccato. Vado all'uscita. Sì, andiamo all'uscita. Qua non posso più fare un cazzo. Il polo si muove, non so per quale motivo ancora si muove, in realtà. Cioè, pare girare la visuale in qualche modo. Leviamoci dai cones. L'uscita, c'è scritto che è di qua l'uscita. C'è scritto exit, però... Non so, provo a schiacciare il tastino qua. Eh no. It doesn't work. Qua, vedete? Bloccato. Ditemi che se... Secondo me, raga... Ma la smettiamo questa storia delle porte che in realtà erano chiuse e poi si aprono magicamente. Il gioco non mi dice un cazzo. Ma cosa sta succedendo? You found that recipe, the one for the Zappy helmet. E7 was looking for that for a long time. He said it makes the bad brain chip not work anymore. I think he meant the inhibitor chip that all test subjects get when they come here. You know that toe guy, the one that walks around the apartment? You see him all the time? He has had one for so long that his brain isn't so smart anymore. Mantieni i clienti felici. Bene, hai trovato la ricetta? Torna all'appartamento per provarla. Che suoni sono? Non sono suoni normali. Warning. Ah, ma sono occhi quelli? I miei occhi? I try to stop it. But maybe Grimm's plan... Non si legge? World government is... the alienation apocalypse there was... The self-finance, eh? The rumors are true. There are some weird creatures in the depth of this facility. E fin qua l'abbiamo notato. They're not just sealing it off. They are sealing it off to keep those things in. But the bomb just made them mad. Ah, quindi hanno fatto una bomba e sono usciti. Bene, buono. Questi me li ciapo io, eh. Li metto anche nello zaino. Guarda un po'. Questa roba non la posso leggere. Oh! Oh! Che? Cos'è? Ma che? Perché? Cosa fa? Ma cosa succede in sto gioco? Vabbè, la ricetta ce l'abbiamo. Ok, riproviamoci. Boh. Non so se sto andando dalla parte giusta. È dietro di me. Non vedo. È dietro di me. Oh, è... Ah, sì. Spazio. Il più profondo. Sono dentro, ma mi sento estraneo. Ah, ma ho un respiro eterno. Brava mamma. Aia, sono stato bloccato da una lattina di plastica. È sensato. Quanto dista? Porca puttana, è più vicino del previsto. Ce la posso fare. Ho
Ok. Ok, Jack. Ok. Vabbè, è molto semplice. Gioco dell'anno, cioè. Ma neanche Half-Life Alyx. Neanche Half-Life, l'uno. La grafica è simile. Cosa? Non c'è nient'altro da fare, immagino. Cos'era quella piantona gigante lì? Dove sbuchiamo? Vedete vedere che sbuchiamo dentro il ristorante? Quanto ci scommettete? Il capo osserva sempre, ma non ascolta. Ho trovato comunque... Ah, vedi dove siamo? Era un costrutto digitale, ma certo. Però è un costrutto digitale, ma certo, anche quello. Bene, buono. Posso passare di qua? No? Ma come? Sì, sì che posso. La griglia ti ha fatto aspettare, eh? Controlla l'interruttore d'attrezzatura. Oh! No, no, no! Che hai fatto? Che... Shh! Dove sono? Ragazzi, sto gioco è un delirio. Io non sto capendo più un cazzo. Aspetta che mi passo un attimo l'effetto qua della, dei funghetti. E ci siamo. Dove mi trovo? Ok, sembra una struttura di qualche sorta, ma... Cos'è, un ufficio? Maverick Cooper 1. L'oscura ha mantenuto la parola data. Potresti ricordarvi di me? This contract essentially stuck me under Obscura control for a year. They weren't kidding. I haven't been allowed to leave the island. Non mi ha permesso di lasciare l'isola. È un'isola? Ha ispirato a The Island. Anyway, perché c'è un'isola. Ok, quindi lui faceva... Una piccola bomba, ok. Basta? Porta chiusa, trovo un altro modo per aprire la serratura. Proviamoci a sto punto. No, stavolta non funziona, buono, bene. Allora, con calma. Dove merda mi trovo? Fa produrre dei video per la programmazione TV. Ok. Ah, quella è la televisione che vediamo sempre. Devono essere matti? Ah, quindi lui forse avrà provato con i suoi... Ah, ho capito. Vi ricordate? A casa abbiamo il televisore che fa vedere delle pubblicità. Quelle pubblicità palesemente effettivamente cercavano di svegliarci perché ci facevano vedere dei polli, di tutti i mostri dell'Happy's Farm. E ci dava dei messaggi. Quindi è possibile che lui sia stato poi incriminato per sta roba e in qualche modo fatto sparire. E questo era lo studio dove facevano tutto. Sto facendo uno spiegone, non perché io sia un sacente di merda, ma semplicemente perché ho letto come voi e ho capito come voi proprio ora. Anzi no, ci sono arrivato tramite una mia deduzione e un concetto di lore di 15 minuti. Ci farò anche un video su YouTube su come questo gioco in realtà sia molto più sfaccettato di quello che sembra e lo chiamerò Happy Burger Farm, spiegato bene. Stanno mettendo qualcosa nel caffè alla stazione radio. Bene! Oh! Gettone. Spiegato facile, sì. Sapete cosa sembra sto posto? Vi ricordate? Avete mai buggato in GTA San Andreas la base militare? L'area 51? L'avete mai fatto? Fatelo. E c'è questo dentro. No, però. Come faccio ad uscire? Che cazzo vuoi tu?
Dai, seguimi, su. Non ti sto guardando. Non ho tutto il giorno. Venga. Sì, dai, vieni qua, per favore. Ho vinto. Ok, controlliamo bene se c'è qualcos'altro nelle stanze. Quindi il mega segreto incredibile era questo? Questa porta purtroppo non si può aprire. Chissà se c'è un modo per farlo o semplicemente non si può aprire e fanculo. Controlliamo bene le altre stanze. Andiamo di qua. E qua dietro abbiamo... È un Matrix, un campo da golf ripiegato su se stesso. Mi piace l'arredamento. Qui abbiamo una batteria che non posso suonare. Abbiamo, sì, tre cose di batteria e due capelli da cinesi. Qua c'è un tasto che non posso schiacciare. Aspetta, schiaccio il tasto I. Vediamo se no. Il tavolo, non posso fare un cazzo. Di qua è chiuso. Ah no, di qua si ritorna. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto tutto l'indispensabile, curioso. Vediamo qua. Non si apre. Buono. Piccoli dettagli in più, carino. Figo. Tornam a casa. Tornam a casa. La Cadrake. Sono le 23, perfetto. Adesso chiudiamo. Però oddio. Non so... Le risorse Samuel e Farmer sono state catturate rapidamente. Abbiamo isolato i livelli inferiori della struttura sotterranea poco dopo la catastrofe. No, 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 fermo lì. No, però. Ma come sei carino. Ma che bellino. Oh, oh, oh. Ehi. La Madonna. Non l'aveva mai fatto così. Vieni, vieni. No, no, non funziona. Come faccio ad uscire? Le macchine? Salto sulle macchine? Non mi fa passare, ragazzi. È chiuso. E no. Bene, buono. Scusi. Adesso funziona magicamente. Ok, ok, non facciamoci domande. Non riesco a passare. Non riesco... Ah, ce l'ho fatta. Questo lo posso leggere? Hai trovato un oggetto da collezione. Ma che cazzo succede? Ma cosa sta succedendo? Questa me la magno io. Ehi, la radio. Buono. E siamo tornati a casa. La cara e vecchia casa. Sta andando un po' tutto a rotoli, mi pare. Non possiamo chiuderla adesso, ragazzi. C'è troppa roba da vedere ancora. Devi lavorare. Ma io non lavoro. Ma voi state scherzando? Io torno a casa. Che cazzo vado a lavorare così? Ragazzi, guardate. Kevin. Lode al panino. È un Souls-like. Sì, è un Souls-like. Kevin. Kevin, hai eredato tu? Kevin, sai che mi piace? Mi piace questo effetto condensato. Sei fritto? No, 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 no. Cosa vuol dire? Cosa ho fatto? Ah, però la casa di Kevin è rimasta uguale. Allora, Kevin. Il fatto che indossi sempre dei pantaloni attillati di latex, che sono i pantaloni della mamma, a me fa un po' paura, però, vabbè, diciamo che farò finta di niente. Che carino. Ok, lasciamolo lì. Ma Kevin, io mi dispiace abbandonarlo al suo destino. Bello.
Non so cosa stia... Ah, mi sta togliendo energia. Cosa ho combinato? Merda. Kevin. Kevin. Ok, ok. Meno male che c'è il caffè. Boh, 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 mi rifaccio, mi rifaccio. Non sto capendo un cazzo, ma... Adesso andiamo in casa, e salviamo la partita lì e lo continuiamo la prossima volta, dai. Perché a sto punto c'è da fare l'ultima giornata lavorativa. Quella è la porta di casa nostra. E beh, è molto più bello così, eh. Non so voi, ma... Tutte le cassettine, ma che roba, ma che roba. Bello. Ah, anche il legno, e anche il letto era di legno, giustamente, giustamente. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? È tutto finto, persino la televisione. Tutto compensato. E la testa? I see you looking at me. Ciccio. Something to say? Non so, ma è normale? Quello che sta succedendo qui? Boh, che sta succedendo, ragazzi? Ma sta cambiando tutto. Un po' alla volta. Lo scopriremo la prossima volta, bestiacce. Nuova ricetta da craftare. Ah, già, già, già. Vediamo qual è, poi chiudiamo, dai. Allora, macchina fotografica, sveglia e motherboard. Allora, questo... Questo non lo posso... Oh, cazzo. No, però. Mi serve però il resto, ragazzi, che non ho. Dovrò acquistarlo dopo. La macchina fotografica sì. E più che altro non ho soldi per acquistare niente. Quindi dovrò farmi una giornata di lavoro per forza. Una nottata di lavoro me la devo fare. Sarà un delirio. Ma lo facciamo la prossima volta, ragazzi. Perché suppongo che poi, tra l'altro, la prossima volta sarà l'ultima volta di Happy Humble Burger Farm. Perché ci siamo. Ormai. Il sogno sta... L'incubo sta collassando su se stesso. Riusciremo a svegliarci? Ne usciremo vinti? Boh. Chi lo sa? Chi lo sa? Bello. Bello, bello, bello. Mancano un po' di nemici? E allora? Allora, non ho idea di quanto duri ancora, ragazzi. Immagino che ci siamo. Siamo verso la fine. Il tempo di gioco sono 6 ore e 9. Ripeto, 6 ore e 9. Per un titolo che costa 16 euro, 12 euro, quel cazzo che è. Ed è pieno pregno di roba. Ora, non sarà l'horror definitivo, perché assolutamente la paura è l'ultima... si basa molto sui jumpscare. Però, cazzo. Sono jumpscare ricercati, perché non è il jumpscare con il botto, l'audio, ti mette il mostro magari dietro i piedi, che ti giri e non te l'aspetti. Sono particolare. No, non devo salvare. Salva da solo. Non hai salvato. Ma salva da solo, ragazzi. È carino, è carino. Devi fare altre 2 o 3 bombe se non hai sbagliato. Dobbiamo aspettare fino a lunedì. Esatto. Sì, sì, no, salva da solo, ragazzi, tranquilli. Non c'entra nulla nella live, ma ti ricordi i film che avevi consigliato tempo fa? Red Notice? Ah, non l'ho visto, Cibi. C'è Kevin che salva per noi, sì. Porterai altri horror? No, basta, dopo questo non farò mai più altri giochi horror. No, sì, porteremo altri horror, ragazzi, non so quali, ma li porteremo sicuramente adesso per ora. Ah, Icarus, scordatevelo, eh. Icarus con Andrea abbiamo deciso di non portarlo più. Perché è bello, ma è troppo... A parte che è un aggiornamento... Guardate, adesso vi faccio vedere una roba curiosa. Se vedete qua, questa parte in blu, c'è scritto Icarus, un po' piccolo da vedere, ma vabbè, Icarus, aggiornamento in coda. Io vi giuro che ogni volta che apriamo in generale Steam, questo cazzo di gioco è sempre in aggiornamento. E mettono, cercano di migliorarlo come possono. Il problema è che più aggiornamenti fanno, più il gioco si rompe e si sbilancia a sua volta. Quindi dovrebbero appunto bilanciarlo un attimino, perché lo troviamo troppo non difficile, ma c'è troppo da farmare. Ripeto, non puoi cercare 25 pietre per farti un falò. È allucinante. Adesso vedremo poi quali horror fare in generale. Comunque, Icarus, ci fermiamo. Faremo we were together. Avete capito cosa ho detto? We were together. WWHT. We were here together. Outlast, porteremo il terzo capitolo quando uscirà, il primo e il secondo no, perché li conosciamo tutti a memoria, gli Outlast. Non credo che porterò Visage, ragazzi,
Perché, ripeto, lo conosciamo tutti a memoria. Vado a cercare qualche horror particolare che magari farà piacere anche voi, appunto, riscoprire. Almeno roba nuova, dai, su, per non portare sempre le stesse cose, ragazzi. Bisogna un attimo aprirsi, bisogna avere un attimo la mente un po' flessibile, secondo me. Iniziare un attimo a dire, oh, dai, provo, vediamo. È come quando sei sdraiato sul divano, ti devi guardare qualcosa su Netflix e c'è un mondo di roba, ma tu non vuoi vedere un cazzo. Perché vuoi cercare quella roba che hai già visto. Dici, ah, questo è bello, sì, ci sta, guardiamo questo, riguardiamo questo per la centesima volta. Però c'è un mondo di roba da scoprire. Proviamo a scoprirla. Il nuovo FNAF, buono, perfetto. Niente, vado ad accendere la macchina e a respirare dal tubo di scappatoio per 10 minuti circa. Minchia, qualcosa di nuovo porta Silent Hill? Porterò Hill quando uscirà. Killing with Fire che fine ha fatto? È ancora lì, non l'abbiamo più continuato. Però è un pochino... ha perso un po' il mordente. Cioè, è bello, ma... non va oltre, devi ammazzare dei ragni. Per la serata retro consiglio i vecchi punto e clicca... Zozzi, buono. Se potessi portarli su Twitch sarebbe... Porta Ark. Fai Frambo, sai che non sei il primo che ce lo consiglia, Mary? Quello lì tutto disegnato. Sì, lo so, ho capito che giochino è. L'ho messo anche nella lista desideri, però... adesso vedo, c'è un po' di roba. Ma Dead Space abbiamo già portato, ma Dead Space. L'uno e il due. No, solo l'uno. Il due e il tre no, perché mi rifiuto. Non perché sia troppo horror, ma perché penso che sia invecchiato malissimo Dead Space, ma veramente tanto male. Ed è anche un peccato. È un peccato rovinarlo. Dead Space l'ho portato, mi sono divertito le prime ore, poi sono caduto in quella ripetitività di un gameplay di 10 anni fa, di 15 anni fa, quindi non è colpa del gioco, è colpa mia che gioco adesso Dead Space, perché l'ho recuperato, perché non l'avevo mai giocato. Bellissimo, quanto volete. Si vede che ha plasmato quello che è l'horror odierno nei videogiochi, però, boh, ragazzi, non sono per niente propenso a giocare gli altri perché il gameplay è lo stesso. Non devi fare altro che camminare con questa telecamera, quella telecamera inchiodata sulle scapole del pupazzo, nel mentre che, boh, ammazzi i soliti tre mostri sparando nei soliti tre punti di ogni solito mostro. Quindi, due coglioni. Gon, alla prossima. Gonandar, Gondar, Gonandar, Gonandar va. Plasmofobia, già consigliato. Ho comprato Mortal Shell grazie a te. Mi fa piacere, mi spiace. Conosci Dark? Sì. Sì, Daxin, credo di aver visto il trailer. Forse l'abbiamo visto insieme qua in live. Layers of Fear c'è il 2, però abbiamo giocato l'1. Il 2 dicono che non sia come l'1 e io anche lì non voglio rovinare qualcosa di bello. Io ho paura a fare i seguiti. Mi tolgono. Ragazzi, basta chiedere i soliti due giochi porco due, perché i porci vanno sempre in coppia. Ascoltate quando parliamo cazzo. E qui, ragazzi, dovete perdonarlo, lì è proprio il...